Siamo col professor Gavino Fa, siamo al quarto corso internazionale sulla patologia perinatale e il professor Fa introduce la prima sessione relativa ai tumori. Ecco, professore, ci vuole introdurre questa sessione? È una sessione interessante organizzata insieme al professor Fanos, riguarda soprattutto un campo particolare dei tumori che purtroppo possono colpire anche i bambini e sono dei tumori particolari che insorgono nei tessuti molli, nei muscoli, nel tessuto adiposo, nei vasi e sono piuttosto importante, molto importante fare una diagnosi molto precisa perché da questa diagnosi poi può originare una terapia e molte volte un successo, però parte tutto da fare una bella diagnosi precisa e puntuale che possa fornire anche all'oncologo diciamo quelle informazioni delle proteine espresse dalle cellule, perché su queste proteine possono diventare dei bersagli perché l'oncologo possa colpirle veramente ed eliminare le cellule neoplastiche. Un bel campo della cosiddetta target therapy, che è un campo nuovo della oncologia che ci sta dando grandi speranze. Ecco, lei a breve farà anche un'altra lettura, un intervento sulla Male and Female Placentas Revolution. Ci può introdurre questo suo intervento? Ma questa è una cosa quasi incredibile. La placenta è un organo che viene prodotto dal feto durante il suo sviluppo. E questo cosa vuol dire? Che i maschietti fanno un placentino con le cellule XY e le femminucce fanno una placentina con tutte le cellule XX. Non ci abbiamo mai pensato, si pensa sempre che questo sia un organo della mamma, invece prodotto dal feto, chiusa questa placenta, poi per attingere dalla mamma, dal sangue materno, tutte le sostanze di cui ha bisogno per il suo sviluppo. E sta venendo fuori che il fatto che una placenta abbia le cellule XX e quindi sia femmina, oppure che ce l'abbia XX sia maschio, fa sì che sono diverse, che funzionano in modo diverso. E quindi è un po' una nuova frontiera dell'analisi precisa di questo organo, dello studio di questo organo, che potrebbe farci capire, per esempio, perché le bambine sono più protette nella vita nell'utero rispetto ai maschietti. Le loro placenti hanno qualcosa che, per esempio, le protegge dallo stress materno. Se una mamma durante la gravidanza va incontro a troppo stress, questa placenta riesce a proteggerla, ma solo se è femmina, se è un placentino riesce a funzionare meglio. E quindi questo potrebbe essere una nuova frontiera per poter incominciare delle terapie che rimettano a posto la placenta in quanto c'è qualcosa che non va. Professor Fa, la ringraziamo. Grazie a voi, grazie di tutto.